Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente inizierò a fare un po' di lifting, un po' di ringiovinamento della Beamer e infatti proprio oggi andrò a eliminare tutte le luci arancioni del Beamer, quindi le frecce anteriori e le frecce laterali. Le ho ordinate su Autodoc, sono fatte molto bene e ho fatto anche qualche storia, quindi mi raccomando, se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire. Quindi niente, allora vi faccio giusto vedere l'unboxing molto veloce, ve ne faccio vedere una. Questa è la freccia anteriore, ovviamente della Devo, perché comunque sono prodotti abbastanza economici e fatti bene. E vi faccio vedere, ci sono diversi tipi di frecce anteriori per il Beamer, per le 46 soprattutto. Io dal momento che ho la prima serie sono fatte in questa maniera, inoltre è coupé, quindi cambia anche a seconda dell'allestimento della macchina, se è semplicemente berlina, coupé, cabrio, cambiano sempre, cambiano, è una cosa assurda. E quindi niente, questi sono bianchi, li ho messi così a confronto e mi sembra che siano davvero tanto bianchi rispetto ai fari, perché i fari hanno l'interno nero. Quindi probabilmente più avanti andremo a fare un oscuramento delle frecce, così da renderli più uniformi a tutto il faro. Altro prodottino che ho comprato sono, sempre su Autodoc, le frecce laterali. Spero che funzionino e che si installino, perché avevo comprato su Wish quelle nere dinamiche, però non funzionano, cioè funzionano però non entrano dentro la sede. Ok, se mettesse a fuoco, perfetto. Queste sono già leggermente fumé, smoke, molto fighe, mi piacciono, e magari più avanti poi andrò a inserire una lampadina LED dentro, senza mi metto a fare cose dinamiche che non mi interessa. Piccolo aggiornamento boys, dopo aver montato le frecce fumé mi sono messo all'opera per mettere le frecce bianche sul front, e soltanto che ho avuto qualche problemino su questa parte lato passeggero. Ho dovuto smontare tutto, ma non è per metterci un turbo, ma semplicemente perché non entrava la freccia laterale, andava a intruppare e restava molto fuori, quindi ho dovuto rimediare smontando tutto il faro e ancora devo rimontarlo e non so neanche se ci riuscirò. Questo è come viene sull'altra parte, che è tutto perfettamente a filo. Per rimuovere queste è molto semplice, basta infilare un calciapiede lungo qui dentro questo foretto, spingendoci sta una sorta di staffetta della freccia. Guarda, vi faccio proprio vedere molto, molto banalmente da qui. Non ho fatto il video perché mi stavo incagliando dall'altra parte e mi sono scordato di riprendere, ragazzi, mi dispiace. Comunque, in concomitanza di questo foro qui ci sta questa staffa, quindi andando a inserire il cacciavite si va a premere questa staffa, premendola piano piano la freccia esce fuori. Molto, veramente una stupidata immensa, adoro la BMW, perlomeno questa. E niente, poi si ficca dentro la freccia e è tutto a posto, soltanto che da questo lato a quanto pare il faro era troppo in avanti e quindi restava molto distaccata la freccia, quindi ho dovuto smontare il faro e montare la freccia dall'esterno. Adesso andrò a rimontare il faro, non so quanto tempo ci metterò. Ok ragazzi, abbiamo finito il lavoro, è venuto veramente bene. Senza quei fanali arancioni è tutta un'altra cosa, sono davvero felice.
Quindi, next step, andrò a impellicolare le frecce per renderle un pochino più scure, così da nasconderle un pochino, perché così bianche comunque si vedono parecchio, e andremo quindi a rendere più omogeneo tutto il fanale. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, MitchTuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi!